Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono David Pocket Trinidad e oggi siamo tornati col 12° episodio di Pokémon numero 2, quando mai sei nato. Nello scorso episodio, il mio meraviglioso audio si era del tutto corrotto, cioè non si stava proprio registrando in realtà, e avevamo fatto la cabla petroelettrica. Eravamo arrivati qua a Ponentopoli, eravamo stati, no, non in questa casetta, bensì nel percorso. Eravamo stati qua nel percorso 7 e avevamo catturato un Mag Cargo. In questo episodio, non lo ricordavo stra bene, che è anche un MT se non erro. E in questo episodio andremo ad affrontare Anemone. Finendo anche qua. Ah, mi ricordavo quasi bene. Ricarica totale ottimo. Devo fare così? No. Ok. Ok. Allora, non posso usare velocità qua. Porca miseria. Lo so. Allora, non c'è curarmi tra l'altro. No, non voglio mai curarmi. Uso un altro Pokémon Stars, stai dietro. Utilizzerò un po' Palmi. Chi è come visore? Crystal. Ovvio. Allora, Crystal è venuto con visore. Stars, no, non voglio. Stars, quindi un po' con visore esperienza. Che non puoi partecipare alle lotte perché Davi non ha voglia di curarti. Io non posso assolutamente fare la palestra di velocità, meglio. Però abbiamo 3 battaglie, posso fare così. Perfetto. I primi allenatori! Sì! Chi è Volbit? Ma di fuoco, zio. Ciao caro. È stato un piacere conoscerla. Allora, poi qua la rimetto a 1. Perfetto, abbiamo già trovato il metodo. Ciao, entra. Allora, sarà una palestra esauriente. Tanto mi sono convinto che sarà domani, se la sto portando avanti da un anno, perché problemi per il canale, problemi per il computer e eccetera. Quindi cerchiamo di sbrigarla. Ho già in mente la serie dopo questa, ma ne parleremo più avanti. E però, spoiler, è una serie non Pokémon, perché nonostante nel mio canale ci sia Pocket, che deriva da Pocket Monster, Capsule Monster, Pocket Monster, Pokémon. Oddio, scusa, dai. Nonostante ci sia Pocket nel nome, non voglio portare solo Pokémon. Già porto Bluntune, ok, però porto anche per un glitch. Ma questa serie sarà un Pokémon, e so già che serie sarà, cioè, immagino di saperlo già. Hitman Fan, spottalo. No, ritirata. Io ti posso spottalo. Forza. Dai. Altro perfetto. Perfetto, bravo Panchi. Stanza 82, ottimo. Ok. Quello che mi ha fatto fasti. Ah, ok, va bene. Non tutto va a nuocere, ecco. Non tutti i mali vengono a me. Mali, sì. Vabbè, insomma, ci siamo. Se mi scrivono ancora un messaggio, vi giuro che il gioco del telefono di finestra. Però non è possibile che la gente non mi calcola per un'intera giornata. E poi inizio ad arrivare i messaggi alle 17:22 del pomeriggio, nel momento in cui inizio a registrare. Cioè, è difficile da credere. È quasi tutto sto inferno. Ma che
niente. Ok. Oh, mi schiccato. In effetti. Guaglia, fa male, poveretto. Dai, esulio. No, ti prego. Bravo, esulio. Blitz. Dai. Ok. Pum. Raidon. Voglio addormentare il tuo. No! Sì! Ma perché Crystal sei così deficiente? Non fate per me, ti fai scarsi. Ma papà? Divieto di curarsi? Non so cosa niente, cavolo. Sbadiglio. Coppione, arriva il punto sbadiglio. Però lì ti voglio dimezzare la vita. Ti volevo dimezzare la vita. Sai cosa ho detto prima, nanna? Io vado di cura totale, però... Grazie, quanta strategia. Torno al gioco giusto perché sì. Guardi, magari. Io vado a ballare un po'. Appunto ho visto il nostro attacco non è nato perché a coppia una stampa danza. Divieto. Quindi vediamo mosso si il terremoto, gira vita, frana di vasto masso. Stampa danza. Vedi di fuoco bomba, amico mio. Ti prego. Oh, un problema con la confusione. Oh. Boom! Bravo piccolo Gesù! Oh! Maledetto! Vai! Ok, allora, noi ci vediamo qua, vado a curarmi e affrontiamo Anemone. Ok, ci siamo! Allora, no, perché sarà l'elemento assolutamente. Dai! Ok. Allora, messo avanti Crystal perché Crystal può addormentare, può mettersi, può fare cose. Allora. Non lo uso mai lo screen, ma lo sapete, non lo faccio sempre. Andiamo. Chiudo subito, chiudo subito. Ti stavo aspettando. Insieme un allenatore forte che non perde neanche contro il vento. Non vedo l'ora di sfidarti. Beh, che ne dici di vestirti un po'? Parto in colpita con il premere per la destra. Che parte con un... Ok, intanto. Aspetta un attimo. Ok. Allora. Io parto con il spinato. Buono. Allora. Aumenta la vita. Noi ci mettiamo la vita. Oltre. Allora, approfittando che lui dorme. Non è che la velocità per vita non ci dà più importante per questa. Che dormi. Io vado di pelle danza. Ancora. Ok, mi dormo ancora. E il trofeo. Aia. Au. Ok, brutto colpo. Bravo Vesuvio. Ora. Sassi di tre, molto bravo. Un criterio.
pure dobbiamo vedere un cotto. Pure stasso. Io impariamo a fare un fratello, mi spiace. E il prossimo è Mime. Vado in Tecnobot perché potrei salire poco bomba. Tecnobotto! Wow! Ah, il suo problema più forte è il suo. Tifone. Dai. Il mio cuore è battere impazzata quando qualcosa. Bravo, piccolo mio! Bravo! Al mio posto. Mi colpisce. Crobat. Io cambio soltanto perché ho paura che un. Il problema non basta. Io voglio addormentarlo perché Crobat ha delle buone statistiche, sicuramente per un anno, direi tanto. Non bisogna mai rendersi, non sarebbe corretto nei confronti dei Pokémon. Ah, era una sfida a chi addormentava il primo l'altro. Sono affrontati battute brutte, storie, vabbè. La castagna di due. Il peso di tutto il crystal. Terremoto! Madonna, ho fatto bene a non. Ho fatto bene a non lasciare il mio piccolo Vesuvio. Ah, che dolore. Terremoto. Ora Crystal scappa più veloce che mai. Vai dentro Punch, vai. Punch per qualcosa, ti prego. Che cosa ho terremoto? Punch fuoco. Perfetto. Che ho vinto Punch. Ok, ne regge due, ne regge due. E lo scotterà. L'abbiamo scottato. Forza. Terremoto non ci fa più paura. Verso Punch. Mi viene che ha 26 letti, non so. Ma che penso. Ma sei? Ma ha 26 letti sto coso? L'abbiamo battuta ragazzi, noi abbiamo perso Punch. Abbiamo solo 3 Pokémon ufficiali. No, dobbiamo mettere qualcuno. Non dimenticherò mai questa sfida. Mi ha fatto qualcosa, fammi leggere. Sei un allenatore davvero formidabile. Saranno almeno 2 anni che i miei Pokémon non lottiamo sul serio con qualcuno. Siamo proprio felici. Tieni, questa è la medaglia della Lega Pokémon. Ma è solo una delle tante tappe del tuo percorso. Tutto troppo veloce, la medaglia Jet. Ma guarda qua, tutte quelle medaglie che potete vedere fino al livello 60. Sì, se mi rilasciate sì. Una vampella! Mi piace, mi gusta, grazie Nemone. Qui distruggiamo un po' e usciamo. No dai. Ah, giusto. Ok, devo andare alla torre là dei morti. Perché se no si peglierò il mio povero Punch. Io Punch comunque l'avevo dato per spacciato nel momento in cui l'abbiamo catturato, perché le difese sono quelle che sono. Invece ammazza se. Se è stato utile. Mi spiace, Punch. Dobbiamo assolutamente inserire qualcuno al suo posto, un po' come un bidotto magari. Mi sa che Morgiana entrerà in team. Proprio che toccherà Morgiana. Non lo so, ora vediamo. Addio Punch. Oddio ragazzi. Diana non Morgiana, Morgiana è la medica. Per mettere il posto di Zoria. Ma però ragazzi facciamo un po' d'ordine intanto. Grazie ai matti di sotto che suonano. Sono venuti a fare il loro orologio funebre a Punch sicuramente. Allora abbiamo la Master Ball, quindi non so neanche comprare tante ball. Dai, quante ball ho? Depresso. Ho 20 Pokéball. Una ventina di cose. Mi compro un po' di ultra, ve lo basta. 11 ultra, possiamo anche troppo. La mia Premier Ball. La mia medaglia di Premier Ball. Grazie pure. Quanto siamo? 15 minuti. Possiamo andare fino a 13.
Sì, Atoli dei Cieli. Ragazzi, andiamo in Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Però di un attimo li affronto, perché li affronteremo nel prossimo episodio, perché non c'è abbastanza tempo. Le ultime parole famose. Ma sapete che questo è un episodio più lungo di questo. Pura tabibla, e beh, io tre Pokémon ho. Cazzo, non ho messo Diana. Diana, tu devi scappare. Allora, tu fai l'intercarica fuori. Tu mandi a fuoco quel cacchio. Tu mandi a fuoco quel cacchio, eh. E te fai pure il disfero sul mezzo. Dai, Diana. No, il cacchio mi è andato. Vabbè. Intercarica. Non danni, soldi. Vai, Diana. Vincita. Aia! Ok. Penso che il classificato mi sia spaventato. Un po' di mani sta prendendo, quindi. Ok, dato di una mano a uccidere Merrill. Okay, questo qua è andato abbastanza bene. Ciao, cosa? Voglio 34 per Stars. Alla barnato addirittura. Intanto ci pensa Diana. Diana è 26. Tu stanza e scappa. Ho detto tu stanza e scappa. E quindi bisogna spensare, vediamo Diana tipo subito. Non so se farà mai. Sono impedito comunque. No, dai! Non è giornata, ho appena perso Panci. Ok. Ora gli allenatori piuttosto li affronto dopo, però voglio fare troppo la cattura. Perché sono fiducioso. Una volta che me la sento buona, questo non lo posso scappare. Questo percorso abbiamo anche fatto per lo schifo. Fuga facile, bellissimo avere cose davanti. Ora. Torre il cielo. Ah, vedi il cielo dei cieli. Ti prego. Ti prego, qualcosa di buono. Sono tutti morti i Pokémon? Cioè, la risposta è sì, però. Con calma, ragazzi, ti prego. Uno Slowbro. Yes, l'ho detto che me la sentivo bene. Uno Slowbro. Addormentalo. Bravo, questo. Sempre efficiente. So che è super efficace, ma... Ok. Grazie, non c'è niente tanto. Allora, ti mando. Non lo sta a indebolirlo, se c'è questa zanna. Prima lo cura, perché non si sa mai che tiri fuori una nostra stab. Magari non con l'ipercezione, ma con la tua testa. Gira vita! Allora, prima lo mando a dormire di nuovo. Baracca forza. In realtà ci ho tenuto molto lui. Lo zanno. Mi tocca sana. Meno male che l'ha fatto un secondo dopo. Dai, Stars. Stars! Io gli lancio una Ultra Ball. Ti prego, catturalo. Uno, due, tre. Bello! Finalmente ho fatto una cattura decente! Soprannome, allora. Abbassa un po' il volume. Ok. È un maschio, è uno Slowbro, non ne ho idea. Allora, ho trovato un soprannome, è un Pokémon paguro. Spero che lo capiate. Bernie. Allora, vediamo com'è. Ti prego. Natura sedia, ottimo, meno attacco più difesa. La natura che dovrebbe avere uno Slowbro. Gira vita, salvaguardia. Manta in neve. Io lo metto in team perché come Pokémon è ottimo. È davvero ottimo per una randomizer. È lento, ma ha delle ottime difese. Puoi imparare qualche mossa magari da qua? Surf lo puoi imparare. E abbiamo subito una bella stab. Ok.
ultimo, no, non per Crystal, sempre in mezzo per Crystal! Ok, allora, un bambino dove sta? Andiamo subito a fare imparare il surf al posto di baratta forza, che è inutile. Abbiamo subito una stab. Allora, com'è che si ordina qua così? Per numero. Grazie. Allora, poi mosse psico non ne ho, però se impari ronzio non sarebbe male. Impari ronzio, impara anche ronzio. Allora via salvaguardia, ci deve tagliare la lascio un attimo. Impara sintesi. No. Vabbè, non è male. Un buon incontro selvatico, un ottimo incontro selvatico il nostro Berry. Io ordino subito le mosse, se non impazzisco. Allora, no, ferma. Ok. Un buon incontro, quanto siamo? Basta, io stacco qua. Magari prima andiamo a chiamare anche la professoressa Radia. Ups. Chiamiamo intanto la professoressa Radia. Dai. Dobbiamo andarci, notizia. Grazie. It's nice. Allora, però nel prossimo episodio non andremo a Pioggia Vento, si chiamava. Sto attento, non... No, ragazzi, ci fermiamo qua. Nel prossimo episodio affronteremo questo bambino. Quindi, ragazzi, vi invito a lasciare un po' di cielo in su. Spero che voi abbiate capito il soprannome Berni. Scrivetelo qua sotto se l'avete capito. Se no, ve lo spiego nel prossimo episodio. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.